Dove sei? Sono in Salento. Dove abiti? Io abito qui. Dove vai? Visiteremo le case più belle, in vendita e in affitto. Cosa fai? Suggeriremo i B&B più interessanti, le dimore storiche, le masserie di charme. Ma allora, è tornato il programma Io abito qui? Sì, è tornato con la seconda edizione. Per farvi sognare, un giorno o per tutta la vita. Allora, anch'io abito qui. Io abito qui. In questa puntata inizieremo il nostro viaggio da Lecce, centro storico, per poi raggiungere Otranto, proseguire via mare per Castro. Oh, ma che bel posto! Forse qui incontro Monica Righi. Grazie, ciao, ciao. Monica! Ciao, ben trovato. Come che stai? Che posto meraviglioso! Sì, bellissimo. Poi bellissimo, oggi è una giornata fantastica. Infatti. Insomma, Monica, siamo alle quattro spezierie, siamo in centro storico sul roof garden del Risorgimento Resort, una chicca della città di Lecce. Sì, bellissimo. Noi qui abbiamo delle vetrine. Infatti, molto interessanti, una boutique gallery, sì, che raccoglie appunto proprio gli le vostre artisti, sì, eccellenti, e quindi abbiamo la fortuna di essere ospiti all'interno di che questa bello, struttura. Bella cosa. Beh, ma Monica, questa mattina stavamo allestendo, infatti. Sì, infatti il tuo invito a venire qui è stato non gradito ma di più. Quindi volevamo raccontare un po' quello che ultimamente stai realizzando. Ci sono tante novità, tante sorprese che magari vedremo insieme a te, accompagnandoti nel tuo showroom. Sicuramente. Incontreremo anche Monica Positano, sì, che appunto mi fa questi... Oggi ho approfittato del suo gusto per indossare un suo capo e vedremo anche lei cosa fa. E i tuoi gioielli, le sì, tue ceramiche. Stiamo creando addirittura una collezione appunto abbinata alle sue texture, dei suoi bellissimo abiti, e per questo motivo. Infatti ti voglio proprio illustrare il showroom. Sì, anche... noi ti seguiamo oggi. Ci sono delle novità che saranno... Faranno contente tutte le donne, le nostre amiche, e ci farai vedere un po' le tue ultime creazioni. Benissimo. E poi, come se non bastasse, andremo alla masseria Li Santi, dove tu hai veramente dato un tocco a un piccolo speciale. Contributo. Sì, un tocco speciale ad una masseria già meravigliosa, sì, della Valentina De Santis, che incontreremo dopo. Quindi, insomma, è solo l'inizio di questa prima puntata di Io abito qui. Quindi tutti pronti e seguiamo la Monica e venite con me. I go.
siamo arrivati a Otranto. Siamo a Borgo degli Santi con Monica Righi e con i vestiti bellissimi della Monica Positano. Siamo stati nello showroom, abbiamo visto le vostre ceramiche, le tue ceramiche, i vestiti che realizza la Monica con tutti questi tessuti e questi disegni che lei crea, realizza, è veramente molto brava. E questo abbinamento della ceramica con l'accessorio e poi con l'abito. Ma non solo, perché siamo qui proprio perché Monica abbiamo una creazione, una rappresentazione delle ceramiche, dei lavori di Monica proprio al Borgo degli Santi. Raccontaci questo progetto, come ti è venuto in mente? È una cosa Sono bellissima. Sono molto emozionata di essere di nuovo qui perché sì. È stato un lavoro molto importante con dei clienti e degli amici veramente speciali a cui... Anche perché Valentina... È una persona splendida. Sì, davvero, anche sua sorella. E ho ideato appunto delle maioliche sculture in esclusiva proprio per loro, per riempire due spazi e dargli questa luce meravigliosa. E poi gireremo la masseria e vedremo insieme cosa hai combinato. Sì, e continueremo così perché non riusciamo proprio a fermarci. Infatti, qua. Noto alla tua mano un'altra cosa meravigliosa che poi vedremo ancora meglio, che questo anello proprio con è realizzato proprio con i santi e con ispirandosi appunto alle edicole del Salento che vengono fotografate ed inserite in queste piccole nicchie meravigliose che sono appunto tu lo indosserai bellissimo. Chiaramente adesso sì, me ne regalerai uno ovviamente io abito qui, porta fortuna assolutamente sì. E quindi bellissimo. Ecco, sono molto felice di essere qui con voi. Lo so, e io ti ringrazio insieme a Monica in maniera particolare perché io apprezzo tanto il lavoro che le donne fanno sul nostro territorio. Grazie. Ma le donne, diciamo in genere, e io anche per prima con questo bellissimo programma che riesco a condividere con tutti questi miei amici e fare in modo di un'energia spaventosa, meravigliosa. Grazie, ma il bello è di sentirsi a casa. Insieme, tutti insieme, uniti in questo progetto affinché questo territorio diventi sempre più bello e sempre più apprezzato nel mondo, ricordiamocelo sempre. Quindi Monica, io ti ringrazio. Grazie a te. È stato un piacere averti con noi. A presto. Grazie. E continuiamo il nostro viaggio nel Borgo degli Santi. Venite con me. Salutato la Monica Righi e siamo qui con Valentina De Santis. Salve. Borgo degli Santi. Benvenuti. E pronti, esatto, ad ascoltare la storia di questo splendido posto. Intanto complimenti. Con piacere, complimenti grazie. Valentina, perché questi fiori sono da capogiro, veramente. Grazie, di una bellezza. Per questo dobbiamo ringraziare mia madre che si occupa. Che brava, che brava. Ma gusto. Bellissimo, complimenti. Ma vogliamo sapere la storia di Borgo degli Santi. Cosa ci racconti? Com'è nato questo progetto? Con piacere. Allora, questo progetto è nato prima di tutto sui terreni della famiglia. Sì. Dove tanti anni fa lavorava il nonno Antonio De Santis, che è stato il primo, possiamo dire, a portare la Barbatella nel sud Italia. Questa è una zona di Barbatella, sì, vero? Sì, Otranto, sì, oltre al mare ha anche questa caratteristica. Sì. E quindi ha portato la prima Barbatella innestata e diciamo che un po' tutto il paese lavorava qui nella zona fanghi, si chiama, di Otranto. E quindi dicevano tutti, ah, dove andiamo? In dialetto dicevano, noi ci lavoriamo dagli Santi. E allora è nato il nome, poi in più
possiamo dedicare anche il nome ai famosi 800 martiri santi di Otranto. Assolutamente, sì, ricordiamoli. E quindi io e mia sorella abbiamo voluto creare su dei nostri terreni una cosa nostra dove dedicarci di più al cliente, al turista, per fare conoscere Otranto con tutta la sua bellezza, tutto il territorio, la gastronomia. Quindi questo è un progetto familiare, tu sì, e tua sorella al Viviana. Al femminile, diciamo. Bellissimo. Dai. È una cosa che io abito qui spesso e volentieri. Ci ritroviamo a parlare proprio di queste donne imprenditrici con la grande passione e che con il loro amore riescono a creare dei luoghi e a farti sentire a casa. Sì, infatti volevo farti vedere. Sì. Che grazie sempre a Monica Righi che ci ha aiutato con le sue idee, ci ha aiutato e abbiamo fatto, cercato di ricreare la storia del borgo attraverso le ceramiche, queste bellissima, maioliche bellissime che illustrano per esempio questa le barbatelle dietro di sì, te, sì. Questa le due sorelle e poi il rosone con il mare di Otranto che entra nella cattedrale. Bellissimo. Molto brava, abbiamo visto veramente bravissima. Sì, anche nei vari passaggi della masseria queste ceramiche che le arredano, sì, le rendono il posto speciale. Abbiamo cercato di trovare poi tutti i materiali della nostra terra. E poi anche loro donne, no? Sì. Anche loro delle grandi imprenditrici e delle grandi donne passionali, passionevoli. Sì. Bello, bello, bellissimo. Grazie. Tu, ah, ma io vedo Guendalina, vieni Guendalina, questa è la tua bambina, ciao. Ciao Guendalina! Anche e le quindi nostre bimbe sono tutte femmine per la felicità di mio padre! Bellissimo, quindi insomma un progetto che magari continuerà Guendalina. Sì, anche Cinzia, la figlia di anche mia sorella Cinzia. Viviana, sono bellissimo, tutte femmine. Bellissimo, infatti poi ascolteremo anche Viviana in quello che avrà da dirci. Luoghi proprio di charme attraverso anche il programma Io Abito Qui, li facciamo vedere, li condividiamo. Sì, molto bello, complimenti. Grazie, grazie, sono bravissima. Contenta, questa è una seconda edizione che mi entusiasma molto perché c'è tanto affetto attorno a questo programma e tanto seguito. Sì. E infatti sono contenta perché vedremo dei posti belli come questo e continueremo a sognare. Quindi Valentina, andiamo a recuperare Viviana. Sì, dov'è Viviana? Così in un altro posto bellissimo di questa masseria continueremo a raccontare del Borgo degli Santi. Grazie. Grazie. Grazie Valentina. E ciao Guendalina. Ciao. È una fiamma. Abbiamo recuperato anche Viviana De Santis che ci aiuterà a continuare a parlare del Borgo degli Santi che volevo, io guardavo prima, ma voi ci vivete anche qui? Sì, noi ci abitiamo, il progetto inizialmente nasce proprio perché abbiamo ristrutturato quella che era la masseria della nostra famiglia, come già detto Vale. E poi niente, erano rimasti degli appezzamenti di terreno e abbiamo deciso di sviluppare questo progetto. Sono 16 appartamenti, tutti bello, arredati e corredati, bilocali e monolocali, studiati nel dettaglio e nella cura che ci hanno messo particolarmente mia mamma e mia sorella. Ho visto anche questi fiori meravigliosi, questa cura in ogni cosa, in ogni dettaglio, sì, bello, bravissime. E poi il fatto di abitare qua sicuramente ci facilita nel voi dedicarci. Sì, i vostri clienti abitano veramente qui con voi, sì, quindi sì, vivono appieno questo mood, no? Salentino, sì, questa
cosa bella che poi va oltre l'esperienza visiva, perché poi c'è il cibo in Salento, c'è la natura, certo, c'è il modo proprio di sentirsi anche in qualche modo, abitando in queste, certo, soluzioni, proprio parte di questo meraviglioso territorio, di questo nostro Salento. E che tipo di clienti? Lo chiedevo anche a Valentina. Guarda, noi abbiamo aperto dal 1 aprile, sì, e abbiamo piacevolmente riscontrato i nostri clienti maggiormente stranieri. Si innamorano del Salento, poi a noi piace molto dedicarci, nel senso i nostri clienti quando arrivano trovano già tutte le informazioni, sì, con i posti da noi consigliati. Questo è molto importante. Che vivendo qui ci sentiamo, insomma, in dovere di consigliare quello che di bello abbiamo, sì, e... sì. Sì. Da visitare. Ed è la forza, sì, perché noi, anche noi di Io Abito Qui, è un po' una guida, no? Certo. Una cartolina, certo, che noi facciamo del territorio, consigliando attraverso gli imprenditori, le strutture in vendita, certo, in affitto, un po' cosa poter fare qui e come poter vivere bene questa nostra terra. E voi lo fate in maniera splendida, perché poi è tutto familiare, no? Sì. Con grande family passione. Business. Family business. Poi tu hai un po' anche vissuto fuori, sì, hai capito un po' anche quello che lo straniero, sì, ha voglia di trovare, sì, quando viaggia, no? Noi abbiamo comunque il nostro papà, che è stato un pioniere del turismo in Puglia. Sì, mia sentito. Sorella si è dedicata molto a lui, l'ha seguito, sì, molto. Io poi mi sono grande accodata. Amore, grande passione. A loro, è, sì, bello, è stato bello. Un progetto vincente. È bello perché è una bella storia di famiglia, è una bella storia salentina, ma non solo. Noi siamo trasversali, partiamo da qui per andare ovunque, certo, e raccontiamo la nostra storia a chi la vuole ascoltare, ma soprattutto parliamo col cuore. E con il cuore salutiamo questa meravigliosa famiglia, grazie, questo bellissimo posto che attraverso le immagini abbiamo, diciamo, raccontato, cercato, sì, di raccontare e di mostrare. E venite qui, perché qui si sta bene. Vi e aspettiamo. Ci si sente a casa. Ciao. Signor Antonio, mi deve aiutare. Devo andare a Castro. Prego. Davvero, mi porta? Sì, come no. Perfetto. Io approfitterò di voi per andare a Castro. Siamo qua. Fantastico, fantastico. E voi cosa fate di solito? Portate clienti, fate fare questa escursione come me? E quindi sono pronta. Andiamo a Castro, partiamo da Otranto. E io purtroppo la mia macchina mi ha dato forfè. E allora venite con me, andiamo a Castro. Stava chiamandomi. Muéstrame el camino que yo voy. Oh. Bellissima la tratta Otranto Castro, sia via terra che via mare, è una delle più belle nel Salento. Quindi io mi sento proprio in vacanza. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Mi han portato in questo posto stupendo. Mi hanno fatto salire su questa piccola barchetta col signor Pierangelo. Ma questa è una casa pazzesca. Questa è la casa dei pipistrelli, è vero? Ci abitano anche quelli, ma è un posto meraviglioso, siamo alla grotta della Zinzulusa e io ho fatto una piccola deviazione, ma io devo andare a Castro, e quindi mi porti a Castro, Pierangelo, mi fai scendere e io vado a Castro? Grazie per questo giro meraviglioso. Sabe che tu corazon conmigo te hace bam bam.
sabe que sabeva sta buscando de mi bamba. Ciao. Che posto, ragazzi, che posto. Per quanto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza, pasito a pasito. Con tutte le barche che mi hanno fatto cambiare, sono dovuta arrivare a Castro pedalando. Sono morta, però qui è bellissimo con questo pedalò, ce l'ho fatta anche da sola, finalmente sono a casa. Natura Acquaviva e Io Abito Qui vi presenta una casa in affitto. Una casa con una vista mare mozza fiato. E non solo, questa casa è una delle poche case fortunate che ha la disponibilità di avere una bellissima discesa privata direttamente al mare. Adesso la vedremo insieme e sogneremo ancora insieme. Venite con me. I promise you'll thank me if you do just what you're told. Cause you will be whimpering gently, shivering softly, but you won't be sad or cold. You know what that is. Questa bellissima villa è divisa in due corpi, il corpo principale con tre bellissime camere, un grandissimo living, tutto terrazze e vista mare. E poi una piccola dépendance che dopo andremo a vedere. Il proprietario di questa bellissima villa è un designer importante e come tutti i designer attento a ogni piccolo particolare e ha curato ogni dettaglio e ha creato una situazione accogliente, una casa meravigliosa da poter vivere sia durante le vacanze ma anche tutto l'anno. Vediamo i bagni, le camere da letto, questo living, la cucina e in ogni dettaglio minuziosamente pensato, deciso e amato. Nella prossima puntata andremo a Torre Sant'Emiliano, Otranto. Visiteremo Porto Badisco. Arriveremo a Spongano e Sogliano o Cavour. E finiremo il nostro viaggio al faro della Palascia.